Icaro Volley è offerto da APU Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare, Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, San Marino Outlet Experience, SGR Luce e Gas. Buonasera, bentrovati al nostro appuntamento con Icaro Volley. Siamo ancora qua, Siamo ancora qua, mi sembra di essere qui da ieri sera. Sì, proprio così. Buonasera Federica Pappacena. Buonasera Alberto. Tutto bene? Sì, tutto bene, tutto a posto. Bene, adesso andiamo a vedere anche se è andata bene, anche se temo di no per alcuni perlomeno dei nostri ospiti. Esatto, va bene, non però, importa. Come abbiamo detto ieri sera si viene anche quando si perde, anzi a maggior ragione. Certo. E loro lo fanno, la faccio ce l'ho. Esattamente. Infatti questa sera abbiamo ospiti della nostra quinta puntata, ovviamente il nostro giornalista e opinionista Francesco Barone. Buonasera a tutti. Il pilastro. Il nostro pilastro. E due pilastri dell'OMAG MT, Claudia Consoli, centrale. Buonasera. E la palleggiatrice Chiara Ghibaudo. Buonasera. Poi abbiamo un pilastro sempre della Riccione, della Prime Cleaning Riccione Volley Maschile, Daniele Botteghi. Buonasera a tutti. Buonasera. E il super pilastro. Super pilastro. Doppio pilastro, tra l'altro. Qua bisognerebbe mettere proprio tutto il curriculum. Fosco Mascella, dirigente dell'Atena Volley Rimini, vicepresidente FIPA, Comitato Territoriale Romagna 1 e tante altre cose ovviamente. Buonasera. Buonasera. È un piacere averlo qui anche perché... Non è facile portare no, in televisione. No, lui no. Non è facile. Lui opera sempre dietro le quinte. E ci ha provato prima, facciamo presente quella tosse finta? Qualcosa. Non so se riesco invece. No. Allora, iniziamo dalle nostre ragazze dell'OMAG MT. E dicevo, purtroppo è arrivata una sconfitta che ha rallentato quello che comunque è un ottimo momento, insomma, dell'OMAG MT contro un avversario. Va detto che si è dimostrato di grande solidità, poi tra l'altro ricco di ex, quindi allenatore e giocatrici che conosciamo bene insomma da queste parti. Allora, secondo me intanto non è un qualcosa che ci ha rallentato, perché alla fine appunto lo sport è fatto di alti e bassi, di vittorie, di sconfitte, e secondo me questa sconfitta ci è servita molto, perché abbiamo capito, come appunto dal primo set, che riusciamo ad esprimere un alto livello di pallavolo. Infatti veramente abbiamo fatto grandi progressi secondo me da inizio anno, dalla preparazione all'inizio del campionato, e poi ovviamente ci siamo un po' persi, abbiamo fatto qualche errore di troppo, infatti è un po' quello che ci ha penalizzato alla fine, e, però appunto dagli errori si impara, e quindi sono sicura che nella prossima partita staremo più attenti e vediamo di migliorare appunto quello che abbiamo sbagliato, ecco. Perché Chiara, per un 7,5 avete, possiamo dire, dominato, possiamo dire, insomma, perché comunque sì. La scena è stata tutta dell'OMAG MT. Sì, assolutamente. Vedendo il primo set si prospettava tutt'altra partita. Penso anche che il pubblico fosse euforico i primi due set, e comunque noi ci aspettavamo una battaglia e quella è stata. C'è qualche rammarico, soprattutto per il fatto di non aver dato il 100% e non aver espresso il nostro gioco fino alla fine. Però anche Matteo prima della gara ci aveva detto che sarebbe stata una battaglia, loro sono una squadra fatta per raggiungere la 1 ed era un bel confronto dalla quale abbiamo tratto un sacco di spunti per il lavoro di questa settimana. Ecco, però mi viene da dire, visto che sappiamo il valore anche del vostro avversario, il fatto di vedervi giocare così per
comunque più di un set, e poi comunque non è che poi avete mollato la partita interamente, però comunque avete dimostrato di poter averla giocare alla pari. Mi fa venire in mente che comunque anche questo Omag MT può dire la sua per quanto riguarda i quartieri altissimi della classifica, cosa che tra l'altro la classifica stessa dimostra. Il campionato di Serie A2 è sempre un campionato difficile, dove ogni squadra alla fine ti dà del filo da torcere. Noi siamo una squadra molto forte, siamo anche molto giovani, infatti secondo me, diciamo, il lato positivo è che possiamo migliorare tanto, magari a differenza di alcune squadre che hanno gente, possiamo dire, ecco, più grande. E abbiamo anche appunto la new entry Carolina e avremo il ritorno di Saguatti, quindi sono molto fiduciosa in questa squadra. Tra l'altro 16 punti per te, quindi una buona prestazione a livello individuale. No, sono contenta, però si punta sempre più in alto, dai. E beh, certo, prima la vittoria di squadra, no? Quella, esatto, è la cosa più importante. Prima quello, ovvio. Allora, io mentre... che bello accento che c'ha. Sì, l'accento sì. Di casa, io sono emozionata. Ma tra l'altro poi avete dei trascorsi comuni, in epoche storiche diverse. Sì, lei è solo del 2002, no? Quindi dicevamo. Cioè, prima e dopo la caduta del muro di Berlino, era più o meno questo, no? Lo spartiacque, no? No, no, non è così. Però è romana, quindi... E quindi ti piace... Molto, molto. Invece sì. Il cuneese come lo trovi? No, se... Certo, sono più legata al romano. Chiaramente, insomma, ti fa sentire più a casa, insomma, il romano. Certo, certo. Allora, dicevo, io quando praticamente eravamo in studio, che stavamo chiudendo i pezzi, i servizi, e intanto sentivo in sottofondo la voce di Francesco Barone che commentava la partita dell'Omag MT in diretta ovviamente su Icaro TV, come tutte le domeniche. E allora, Francesco, che partita è stata? Perché è stata una partita un po', diciamo, da due volti, no? Sì. Come avete detto voi, per un set e mezzo Omag MT ha dominato più di quello che i numeri stavano dicendo, perché la sensazione, guardando la partita, era che comunque quei due punti di vantaggio che Macerata aveva prima o poi se li sarebbero mangiati. E infatti la fine del primo set le hanno proprio asfaltate, il termine esatto è questo, perché hanno difeso tantissimo, hanno attaccato tantissimo. Bonelli non riusciva proprio a smarcare nessuno, anche il muro ha toccato tanti palloni, percentuali altissime. E quando sul 15-9 del secondo set ero con Mauro Mancini che commentavamo, ci guardavamo tutti e due, e la sensazione era che poteva arrivare anche un 3-0 secco, perché Macerata era proprio dentro una fossa. Purtroppo per l'Oma GMT dalla fossa sono uscite, soprattutto per una serie di circostanze, qualche scelta sbagliata in attacco, loro che comunque hanno aumentato la ricezione con il cambio tra Bolzonetti e Vittorini, un qualche errore gratuito, la stanchezza, perché comunque erano tre partite in sette giorni, in più sicuramente è mancato forse un po' di coraggio nei momenti decisivi, e come diceva Claudia, l'età, perché comunque questa è una squadra che, al di là di Serena Ortolani e Giorgia Caffori, è una squadra giovanissima. E in certe situazioni magari fai fatica a gestire certe emozioni, perché credo che comunque tutti sappiamo che Macerata è la favorita per salire in A1. Però quello che diceva anche Chiara prima e quello che dicevi tu, il fatto che per un set e mezzo tu abbia giocato ottimamente con Macerata, e non dimenticherei neanche Montecchio, perché è vero che a Montecchio hai perso 3-2, ma anche lì hai perso perché c'è stato l'infortunio di Saguatti, perché a me nessuno mi toglie dalla testa che senza l'infortunio di Giulia San Giovanni l'avrebbe vinta quella partita. Quindi se anche Montecchio è stata inserita tra le favorite, secondo me San Giovanni può recitare davvero un gran ruolo, e sono di nuovo d'accordo con Claudia, hanno un margine di miglioramento rispetto a tante altre squadre esponenziale. Quindi il futuro è tutto dalla parte di Omag MT, con la speranza che Giulia rientri al più presto, perché comunque Saguatti in campo è un fattore. A che punto siamo con il recupero di Giulia?
Che notizie abbiamo positive? Allora, lei ci ha comunicato che il suo tempo di recupero è di circa un mese e ovviamente sta facendo tutte le terapie del caso e proprio come il suo carattere la contraddistingue, lei non mollerà mai un centimetro, quindi se riuscirà a tornare anche solo un'ora prima in campo lo farà e noi attendiamo tutto il suo rientro, perché comunque oltre alle sue capacità tecniche la sua personalità in campo davvero si sente. E beh, il capitano certo, è sempre il capitano. Straordinaria ragazza e straordinaria giocatrice, quindi insomma non vediamo l'ora che sia di nuovo in campo, no? Allora passiamo da una sconfitta a un'altra sconfitta. Ma allora è così purtroppo. Guarda che c'è Fosco che ti e dopo, sì, dopo c'è Fosco che è doppietta, quindi lui vale per due compensa e ci fa portare il conto in parità perfetta. Perché dopo tre vittorie nelle prime tre giornate è arrivata per la Prime Cleaning Riccione, invece il primo stop ci sta in casa con Forlimpopoli, che è una corazzata, è una squadra molto forte. E tra l'altro insomma un primo parziale che è stata una guerra praticamente, 27-29, poi 19-25, 25-23, 25-20 parziali per Forlimpopoli. Adesso parleremo all'infinito di questa sconfitta, come l'anno scorso due ne avevano perse, ti ricordi? Certo. È così, perché noi ci soffermiamo solo sulla, perché la vittoria, ormai c'è, cioè la vittoria di Riccione, la mettiamo in conto. Quando è sconfitta è invece... No, in questo caso sapevamo che poteva succedere, nel senso che avevamo studiato la squadra avversaria e sapevamo benissimo che è organizzatissima, infatti ci hanno, diciamo, ci hanno studiato evidentemente molto bene, perché tra muro e difesa sono stati fortissimi e di conseguenza poi è più difficile uscire dalle difficoltà quando diciamo oscurano i tuoi punti di forza. E quindi diciamo che il risultato poteva essere diverso sicuramente, perché il primo set ha influito molto. Certo. E abbiamo avuto la possibilità forse anche di chiuderlo, non abbiamo mai avuto il set point, però siamo sempre stati pari, ai vantaggi anche, lì poi sono degli episodi che possono cambiare il corso del set o meno. E poi dopo, una volta perso il primo set, probabilmente un pochino abbiamo risentito anche a livello caratteriale, di morale, anche perché non siamo abituatissimi a essere sotto, quindi su questa cosa dobbiamo migliorare molto, perché comunque ricapiterà inevitabilmente nell'arco di un campionato. E quindi massimo altre due volte, avete altri due boss da giocarvi. Però insomma adesso il campo dirà quante saranno le sconfitte o meno. E quindi niente, poi eravamo riusciti nel terzo set a vincerlo anche in recupero, e nel quarto set siamo tornati un po' nelle difficoltà che abbiamo riscontrato anche nel secondo, quindi diciamo che il risultato probabilmente è giusto e dobbiamo fare, diciamo, dobbiamo imparare da questa sconfitta, perché comunque dalle sconfitte si impara. Anzi, vincere sempre non sarebbe neanche salutare se non fosse così bello vincere. Ma per quello che le zie hanno deciso di esatto, lasciare questa partita macerata. Però insomma sicuramente ci farà bene, poi una sconfitta anche presto, diciamo inizio campionato, c'è modo di recuperare, poi comunque ci saranno i playoff, quindi insomma non è così grave una sconfitta. Certo, adesso. Certo, anche perché poi arriva dopo tre vittorie consecutive, sì, perché l'inizio del campionato è stato un inizio all'insegna della continuità, possiamo dire, rispetto alla passata stagione, perché ricordiamo insomma era arrivata questa storica bellissima promozione, la rinuncia a partecipare al campionato di B, quindi di nuovo la squadra in C, ma una squadra che è molto forte e lo state, sì, dimostrando. Sì, assolutamente. Diciamo che è difficile fare il confronto diretto, certo, con l'anno scorso, perché comunque sono squadre diverse, campionati diversi, avversari diversi, calendari diversi, certo, quindi diciamo scinderei un pochino i due campionati. Sicuramente l'ossatura della squadra è quella, e io tra l'altro l'anno scorso non c'ero, quindi sì, tu sei ho partecipato, tornato in campo quest'anno, però ti allenavi ogni tanto con loro. Ogni tanto con loro, sì sì, quindi li conosco, sono ragazzi che conosco da tanti anni. E quindi comunque diciamo i nuovi si sono comunque già inseriti sicuramente nella squadra, sia a livello tecnico che a livello personale, quindi
nulla da dire. Sicuramente dobbiamo un pochino rodarci ancora, perché comunque anche cambiando poco diversi equilibri cambiano, certo, in meglio, in peggio, comunque va trovato l'equilibrio giusto, quindi non sarei così preoccupato. Impariamo da questa sconfitta, vediamo come uscirne, insomma. Ecco, avendo già un po' anche assaporato e vissuto anche lo spogliatoio anche l'anno scorso, come hai trovato e come stai trovando appunto la squadra, anche da un punto di vista, diciamo, mentale, psicologico, diciamo dovendo ripartire dalla stessa categoria dopo aver chiaramente festeggiato per comunque una promozione strameritata, tra l'altro bellissima? Ma guarda, l'ambiente è buonissimo. È inevitabile che inizialmente un po' di delusione magari c'è stata, perché comunque si era ottenuto un grande risultato e si sperava di poter proseguire, quindi magari soprattutto quest'estate ci potrebbe essere stata un pochino di piccola delusione, ma poi in realtà in palestra questa cosa non la sto vedendo assolutamente, anzi c'è voglia di confermare, quindi assolutamente. Però come scelta sicuramente è stata una scelta giusta, perché se non si è pronti a livello economico e di struttura societaria è meglio fare un passo alla volta. Poi certo, è sicuramente apprezzabile, è apprezzabile il fatto che una società si renda conto, insomma, di quello che può essere lo sforzo economico e poi decida in maniera, insomma, con criterio, sì, non in maniera scriteriata, no? Iniziando un campionato che poi magari dopo può far fatica a portare a termine, o comunque che va a rovinare una situazione che in questo momento ricciona idilliaca, no? Perché comunque è giusto non bruciarsi subito, nel senso che magari per fare quel passo in più magari devi rinunciare a investire nelle giovanili o in altre piccole cose che invece ti permettono di ottenere un risultato nel lungo periodo, nel medio, certo, lungo periodo, e sicuramente più sostenibile. Eh già. E loro sono sempre stati comunque una società molto oculata. La passione c'è sicuramente, quella è la base. Impeccabile. Poi dopo, piano piano, bisogna aggiungere i tasselli giusti per le organizzazioni, insomma, che è complicato. Certo. Comunque una B2 non ha niente a che fare con una Serie C. No, tra trasferte. Anche a livello proprio logistico, certo. Sì, sì, sì. Non a caso abbiamo premiato il presidente Tontini sì, quella serata con il premio dirigente dell'anno. No, insomma, hanno sempre fatto scelte molto giuste, come dice Daniele, insomma, anche proprio per il settore giovanile, per le persone che lavorano lì. Poi se la rivinceranno di nuovo si vedrà. Vedremo. Però intanto sì, è giusto così. E già. Proverà. Intanto, insomma, devono vincere, però intanto, perché sì, adesso non ci preoccupiamo, su, dai. Allora, invece parliamo di, cioè, Fosco, due vittorie, due belle vittorie, sì, no? Un bel Project un bel System weekend, che batte Liverani in volley Ravenna, e invece la Figurella che supera in trasferta, quindi a Longiano, il Longiano Volley con un bel 3-0, anche, diciamo, nel primo parziale piuttosto, diciamo, netto, con un 25-12, poi 25-21, 25-23, insomma, poi i punteggi ci raccontano due set un po' più combattuti, ma è anche più bello così, no? Sì, 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 sì. No, sono state due bellissime gare, la Serie D è appassionante proprio, vedi queste ragazze che stanno progredendo, migliorando giorno per giorno, quindi incontro per incontro le vedi più incisive, no? Progrediscono tantissimo. Abbiamo anche le immagini, tra l'altro, sì, di questa che non so chi vedo, ha fatte. Vedo abbiamo un bellissimo abbiamo un bellissimo cartello anche sulla partita che possiamo vedere, insomma, perché sì, non so bene chi li ha realizzate per i social, e le immagini che non sappiamo da chi siano arrivate, da Fosco sono arrivate. Quindi te le facciamo rivedere mentre parli, ci racconti un po' di questa bella vittoria. Sì, sì, la Serie D, come vi dicevo, è stata veramente entusiasmante. La Serie C ancora sta scontando, secondo me, l'infortunio della Morettini, quindi ancora non ha trovato una quadra completa, però ha fatto una bellissima prestazione. Qui però stiamo vedendo ancora la Serie... Questa è la Serie D. D. Questa quindi è la Serie D, raccontami qualcosa in più e poi vediamo anche la Serie C, così vediamo, certo, anche qualche immagine, certo, della partita. Raccontami qualcosa in più di questa vittoria e anche di questo campionato che sta affrontando, sì, la Figurella. Per ora sta andando molto bene, è un campionato che ci porta insieme alla Fulgor ai vertici, speriamo che continui così. E le ragazze erano molto motivate, per esempio qui vediamo Eleonora, ha fatto una marea di punti.
muri, anche l'Angie ha fatto un sacco di muri, proprio veramente veramente motivate. Qui vediamo l'Elisa che stava attaccando. Sì, è un bel gruppo. È un bel gruppo, credo che crescerà tantissimo. Lo vedremo poi nelle prossime settimane. Hanno un buon allenatore, anzi due buonissimi allenatori che stanno facendo un ottimo lavoro. Le stanno portando veramente dove vogliono, con obiettivi individuali importanti. Andiamo alla Serie C allora? Sì, la Serie C, la Casa del Volley è sempre particolare, no? Perché qui eravamo a Longiano, ma la Casa del Volley ha sempre il suo fascino. C'era un sacco di gente, anche se non è più il pubblico della Serie B dell'anno scorso, ma c'era veramente tanta gente. E anche qua le ragazze stanno facendo un buon campionato. E abbiamo degli ottimi elementi, anche di cumulo di punti. Cioè la Carlotta credo che ha fatto 18-19 punti. Cioè, doppia cifra anche stavolta. Sì. Beh, del resto era venuta qui, sì, esatto, la Caro Volley, quindi ha continuato quel buon momento. Sì, ti dicevo, secondo me stiamo ancora scontando un pochino l'assenza della Morettini, ma gli allenatori di questo gruppo sono spettacolari e quindi sicuramente riusciremo a superare questa e a trovare la giusta locazione. Di una banda al posto della Morettini per il tempo che non ci sarà. Bisognerebbe andarli a vedere quando si allenano, sì, questi allenatori, perché sono spettacolari veramente. Sì, fanno anche proprio un duetto di Morolli, divertimento. Morolli, Secchi e Biselli, tra l'altro pure Doi. La storia della pallavolo in Mesa. È già. Tutti tre assieme. È un piacere poi rivederli tutti insieme, è davvero molto molto bello. Qual è l'ambizione per quanto riguarda la C e la D? Ma rimanere lì, rimanere in quella fascia per poter poi ambire magari a playoff, però cercheremo di rimanere in quella fascia, si spera. Poi tutto quello che viene. Quindi diciamo playoff, è diciamo, un gruppo che è stato anche parzialmente ricostruito, no? Questo della Serie C, perché ci sono state delle uscite. Certo. E quindi sta ricostruendo, un fareggiatore molto giovane. Allora, rientriamo, perché Francesco, io farei un po' il punto dei campionati insieme a te. Sì. Da quale vuoi partire? Partiamo dalla B2, perché c'è una Riccione che sorride, che è quella femminile. La Lasersoft ha vinto 3-0 a Filottrano. Ha fatto un po' di fatica nel primo set e poi è andata via liscia, e sono tre punti importanti perché da sola in testa la classifica, e quindi è stata una vittoria pesantissima. L'Emanuel Razzini ha perso, però è riuscita a conquistare un punto sul campo di Pescara, che sempre comunque è un campo molto caldo, rimane nella zona salvezza. Del resto il loro obiettivo è quello di salvarsi. E sabato Lasersoft incontrerà Teodoro Ravenna, che è ultima a 0 punti, quindi sono quelle classiche partite tra bocchetto, mentre l'Emanuele Razzini proprio giocherà contro Filottrano, quindi sarà anche quella una bellissima sfida. Scendendo in Serie C, come diceva Fosco, Atena ha vinto anche Bellaria, mentre purtroppo ha perso ancora Cattolica, e quindi Cattolica rimane laggiù in fondo. Rimini comunque sta crescendo, è un bellissimo campionato anche questo, molto, molto combattuto. In Serie D invece c'è un terzetto in testa, perché ci sono la San Martinese che sabato sera ha sconfitto Unica 3-0. Io ero a vedere la partita, è stata una partita combattuta nel primo set, poi Unica
che ricordo è la squadra più giovane dell'intero campionato, perché in campo ha sempre 3 2008, una 2009, è la più vecchia, tra virgolette, mi viene da ridere, è una 2004 che è la palleggiatrice. E quindi è una squadra che nella seconda parte del campionato secondo me si toglierà delle belle soddisfazioni. Ha vinto appunto Figurella, ha vinto anche Bagnacavallo e sabato sera ci sarà Rimini contro Bagnacavallo, quindi le due prime. Che Carr e Rimini ha vinto, hanno vinto anche loro 3-1 contro l'Alfonsine. Che Carr che sabato sarà al Palamarignano contro Unica, in una gara che secondo me è già scritta e potrebbe approfittare del fatto che l'altra capolista, che è la Sammartinese, andrà a giocare a San Marino contro la Titan Service, che ha vinto 3-2, e quindi Titan Service allenata da Stefano Sarti, ricordiamolo, riminesissimo, che sta facendo un gran lavoro anche con la nazionale di San Marino. E quindi sarà una giornata importante sicuramente per la testa della classifica. È un bellissimo campionato quello di Serie D, non ci sono squadre materasso come quelle dell'anno scorso, e quindi io rimango convinto del fatto che Carr sia la favorita, però Figurella secondo me piano piano, al di là di quello che dice Fosco, rischia di fare lo sgambetto, anche perché Figurella ha rifilato un 3-0 a Checar in casa di Checar, che è stato pesante soprattutto dal punto di vista psicologico. Vabbè, però ha detto obiettivo playoff, non si è sbilanciato, non è che ha detto insomma ci dobbiamo salvare. O alcuni nel calcio che stanno vincendo i campionati dicono ah, prendiamo la salvezza fino a... ho delle prove provate di questo. Allora, qualche messaggio, perché c'è scritto che qualcuno di speciale, vero, per i nostri ospiti. Esatto, fanno un saluto al caro babbo Dani, sei il migliore, tua figlia. E Fosco, sei telegenico, ci dicono, sei molto telegenico. Sì. E sì. Tanti messaggi per Daniele, appunto, addirittura bisognerebbe clonarti, non ne fanno più di giocatori così. Perché insomma è vero, giocatori come Dani non ne fanno più, davvero. Questo sei il migliore, sei il meglio. Ecco, questo lo puoi leggere nella tua lingua. Ma non parlo più tanto, cioè, ho perso un po' l'accento, hai sentito? Sono un po' riminizzata. Tu hai perso un po' l'accento, no? Non mi sembra. Non mi sembra. Io solo quando mi arrabbio molto forte. Ah, si capisce, si sente proprio. Proprio bene, bene. Molto bene, ok. E, insomma, molti attualmente per Dani mandano. Grazie. Sì, adesso aspettiamo i messaggi per le zie qui presenti, nipoti. Vediamo se hanno qualche curiosità, perché dopo andremo anche a raccontare qualcosa in più anche delle nostre ospiti. Certo. Ma lo faremo dopo, perché adesso ci fermiamo per un po' di pubblicità. Restate con noi. Eccoci qua nuovamente insieme. Allora, come promesso, andiamo a conoscere meglio le zie, che chiaramente i nipoti conoscono benissimo, ma le facciamo conoscere a tutta l'Emilia Romagna e a chi ci segue anche da fuori con Icaro Play, ovviamente. Allora, chiaramente Claudia Consoli è nata a Roma, classe 2002, è stata nazionale under 18, insomma, campionessa d'Europa under 16, migliore centrale europea under 16-17 del 2017-2018, hai vinto 5 titoli italiani giovanili. Con appunto Casal de Pazzi, che sicuramente, e poi una promozione anche in A1 con Roma, qui devo dire che proprio cuore di Roma, Roma porta bene. Però cioè, hai già dato tanto anche a Roma, perché comunque 5 titoli giovanili più una promozione, cioè il tuo contributo chiaramente è prezioso in una promozione in A1. C'è stata, no, a Roma ci sono cresciuta, sono super affezionata, e anche a Vallerò devo tanto, che è appunto la squadra che mi ha cresciuta, e devo dire sono state delle giovanili molto impegnative, perché piene di rinunce, poi tra scuola, allenamenti, sempre a correre a destra e a sinistra, abitavo distante dalla palestra, quindi sempre in macchina, studi in macchina tra un viaggio e l'altro,
Però che bello. Beh, mi sembra proprio di vivere se questo sono arrivato. Torni indietro nel tempo di anni. Proprio tutto quello che dicevo è proprio così, gli anni della rinuncia, però delle grandi soddisfazioni. Ma poi tutto grande torna società, secondo me, quindi dai, vediamo. Ogni tanto ti diceva qualche allenatore: non fare come la pappacena, cioè lo prendiamo come esempio negativo oppure no? Io ero forte quando ero piccola, che ti pensi? Ma anche quando eri grande, noi scherziamo sempre, perché però quando ero al Valero anch'io forte, se no non stavo lì, però non come lei chiaramente, d'altronde insomma. Però vincere nella propria città ha sempre un sapore particolare. No, sì, sì, sicuramente porti alto il nome della tua città, poi Roma, io super legata, dai, è sempre bello, ecco. Però questa non è Roma ma è Romagna, quindi mettiamo alto anche il nome della Romagna. Brava, e adesso brava. Quindi difendi lo standard, diciamo, della Romagna insieme alle tue compagne dell'Oma Gambetti. E tra l'altro è stato un ritorno per te, perché tu avevi già giocato una stagione, poi sei andata a Brescia, tra l'altro insomma una stagione culminata con la finale playoff, e adesso è ritorno. Che ambiente hai trovato? Hai ritrovato un coach nuovo e anche tante compagne nuove, perché insomma sono cambiate tante cose. Sì, praticamente tutta la squadra è cambiata. Allora, qui sono sempre stata benissimo, proprio lo dico sempre, dal primo anno mi sono sempre sentita a casa, poi ogni volta lo ripeto, però per una ragazza che comunque appena usciva da scuola, andare in una squadra, in una città nuova, vivere da sola, nuove compagni, nuovo tutto, trovare una squadra in cui ti trovi veramente bene è veramente difficile, anche perché magari sì, si dice sto bene, però poi vedi veramente quanto stai bene quando lo vivi e quando vivi anche altre situazioni. E ritornare qui è stato bellissimo, perché appunto ho ritrovato la famiglia che avevo lasciato 2 anni fa, e è cambiato l'allenatore, mi trovo molto bene, anche la squadra è molto competitiva, mi trovo bene con tutte le compagne, anche se praticamente appunto sono cambiate tutte, tranne Alice Turco, e niente, ripeto, sono felice e puntiamo in alto. Ecco, che cosa ti ha fatto scegliere di tornare qui? Proprio l'ambiente che avevi lasciato, quindi il ricordo di questo ambiente così familiare? Esatto, perché sono dell'idea che in un ambiente dove ti trovi bene, diciamo, psicologicamente, rendi anche molto di più, diciamo, come lavoro in campo. Quindi secondo me per lavorare bene bisogna prima di tutto stare bene, diciamo, con se stessi, con la squadra e con l'ambiente circostante. Com'è la Consoli come giocatrice, Francesco? A parte il curriculum importante. Nelle ultime due partite, se non vado errato, hai fatto 16-16. Sì, mi sembra di sì. Sì, 16. Infatti qua dicono che doveva essere l'MVP lei, proprio da, secondo alcuni insomma tifosi, doveva essere. Ieri dicevo in telecronaca, ad un certo punto Consoli è una sentenza, perché ogni volta che prendeva palla la metteva per terra. E poi anche a Muro, no, lei già 2 anni fa, in quella sfortunatissima stagione, che lei purtroppo 2 anni fa non ha giocato tutta la stagione, è stato uno dei tanti incidenti di percorso di Omag, Serena, Ortolani che si è fermata, lei, insomma è stata una stagione un po' complicata, è tornata, e io mi ricordo a Brescia in gara 2, c'è stato un conciliabolo tra i suoi e Stefano Manconi, e ho detto: non è che per caso torna la Consoli, vero Stefano? È effettivamente tornata, e ti posso confermare quello che ha detto, perché nella prima intervista che le ho fatto mi ha proprio detto quello: si torna dove si sta bene. E quindi io credo che tutte le ragazze, anche Chiara che è arrivata da poco, lo possano dire. San Giovanni è davvero un posto speciale, perché soprattutto per le giovani, perché puoi crescere. Comunque è un ambiente che riesce a farti crescere in modo sano. Loro devono pensare solo ad allenarsi e a giocare. So che arrivano dolci su dolci agli allenamenti, poi c'è chi gli fa le dediche particolari in rima, però davvero, poi San Giovanni è formata da tantissime persone che sono quasi tutti volontari, che hanno un cuore enorme, penso a Tony, a Lino, a Walter, ma veramente è una famiglia allargata che accoglie le giocatrici e le aiuta a crescere, e credo che questo sia fondamentale. E comunque anche quando vai a intervistare chi c'è stato, io mi ricordo che ho intervistato Anna Caneva, anche lei mi ha detto: San Giovanni è il posto del cuore, proprio perché ti lascia un segno dentro, credo. È così?
È vero, confermo tutto. Ecco, tu invece sei arrivata, sei, diciamo, è arrivata da poco, ex Mondovì tra l'altro, da Cuneo invece, quindi in questo caso arriviamo da un'altra zona d'Italia, e però hai detto, ricordo questa nelle prime interviste, che non vedevi l'ora di giocare in una piazza come San Giovanni Marignano, proprio perché avendola affrontata da avversaria ti era rimasto un po' nel cuore proprio questa accoglienza anche da parte dei dirigenti oltre che dei tifosi alle avversarie, col sorriso, sempre col sorriso, insomma sempre con grande cortesia. Sì, assolutamente. La prima partita che ho giocato nel palazzetto di San Giovanni è stata, sono stati i quarti di playoff che abbiamo vinto con il Martignacco, e mi ricordo che comunque la nostra vittoria era stata totalmente inaspettata, perché quell'anno lì San Giovanni con Koulibaly, che tra l'altro incontreremo a Mondovì, era veramente veramente forte. Tra l'altro c'era, era anche la tua squadra, ma contro Flavio non ho giocato, che peccato. E comunque meglio era... con che contro, no? Assolutamente. Assolutamente no, era stata una bellissima vittoria, e mi ricordo l'atmosfera del palazzetto e anche la palestra in per sé, perché trovo che sia una palestra in cui si gioca bene. Esistono alla fine per i giocatori delle palestre in cui si trovano facilmente riferimenti o altre in cui si fa più fatica, e io ho questo ricordo della palestra di San Giovanni in cui proprio mi ero trovata fin da subito bene, e quindi da quel momento in poi è sempre stato un po' il mio sogno riuscire ad arrivare a giocare tutti i giorni in quella palestra. E un'altra cosa che mi è rimasta impressa sicuramente è stata l'accoglienza anche delle avversarie, quindi da avversario ho vissuto un'accoglienza che mai in nessun'altra palestra avevo vissuto, quindi avevo già incontrato Tony che aveva portato il ghiaccio anche a noi dopo la rifinitura, e quindi veramente mi sono innamorata fin dalla prima volta. E poi ti hanno confermato chiaramente tutto quello che di buono avevi pensato, sì. Adesso insomma che sei una zia ancora di più, no? Sì, certo. Quell'anno con Martignacco poi Salì si fece male in gara 2, si ruppe purtroppo i legamenti, come è successo a Linda Cabassa a Offanengo. San Giovanni è sfortunata con gli infortuni, purtroppo sono alcune stagioni che ha davvero una grossa sfortuna. Tra l'altro c'è un bel incrocio di ex, perché per Koulibaly da una parte ci sei tu dall'altra. Sì, tornare a Mondovì per me fa sempre effetto, perché dove sono cresciuta, un po' come per Claudio tornare a Roma, immagino. E io devo tanto al Mondovì, ho giocato 7 anni, tutte le giovanili praticamente, e loro sono un'altra realtà simile a San Giovanni, perché è una realtà familiare, anche lì ci sono tantissimi volontari che aiutano, e quindi non vedo l'ora di tornare a salutare tutti quanti. Molto bene, allora adesso dobbiamo parlare del tuo ruolo, Fosco, in FIPAV, perché praticamente parliamo di formazione sì. Dei dirigenti. Sì. Allora, raccontaci innanzitutto che cosa fa il Comitato Territoriale Romagna 1 per la formazione dei dirigenti, sì. E quanto è importante anche avere dei dirigenti preparati, perché non è mai da sottovalutare, perché insomma le grandi squadre vengono solitamente fuori quando ci sono dietro dei grandi dirigenti. Guarda, ricordo di Volerò Andrea Scozzese, che è stato uno dei dirigenti più grandi d'Italia secondo me. L'ho conosciuto a Volerò ed era lo ascoltavi mentre parlavo, lo ascoltavi come una Madonna, come posso dire. Quasi, dai. Non esageriamo. E quindi i dirigenti sono importantissimi, è il dietro le quinte, no? E quindi tutto si muove e tutto gira bene se ci sono dei grandi dirigenti. Volontari, come dice giustamente Francesco, perché con la riforma dello sport ha identificato tutti quelli che non sono lavoratori sportivi, sono dei volontari, quindi non devono percepire niente e lo fanno, dedicano il loro tempo per così spontaneamente, possiamo dire delle buone persone, no? Che si dedicano allo sport, al movimento. Forse buone persone non basta più, perché con la riforma dello sport, ma anche con tutto quello che è successo in questi anni,
non basta essere solo dei volontari volonterosi, ma devi qualificarti. Ecco perché il comitato, ma anche la federazione stessa, sta facendo tanto per i dirigenti. In prima battuta ha fatto la federazione nazionale, ha fatto dei corsi per i dirigenti del comitati regionali, provinciali, territoriali. E adesso ci stiamo apprestando a costruire un percorso formativo per i dirigenti di società. Perché è chiaro, se i dirigenti di società non ci sono o non c'è un rinnovamento nei dirigenti, ci troviamo che il movimento stesso perde potenziale, perde capacità di produrre atleti di un certo livello, ma soprattutto di produrre spettacolo. La cosa che a me piace molto è, non so, se quello che vi ho detto, era piena la palestra a Casa del Volle, no? A me emoziona tantissimo quando vedi tutta quella gente. Ecco, cosa facciamo noi come comitato territoriale? Abbiamo organizzato in questo momento, sempre legato alla riforma, che è la spada di Damocle che tutte le società hanno in questo momento, hanno delle scadenze rigidissime. Una l'ha avuta il 31 di ottobre per rivedere tutti i contratti dei lavoratori sportivi che erano stati assunti dal 1 di luglio al 30 settembre. Adesso ha un'altra scadenza molto importante, che è il 31 dicembre, che è la rivisitazione dello statuto, che deve essere adeguato a tutte le leggi che purtroppo sono state inserite tutte di corsa in tutto questo contesto. E quindi noi come comitato abbiamo fatto due sessioni con un commercialista di Pesaro, Sinibaldi si chiama, è un consulente di Fisco Sport, anzi è redattore di Fisco Sport, è un consulente di Coni Marche, quindi specializzato nel settore, molto specializzato, sì. Ci ha portato, ci ha guidato a trovare delle soluzioni operative, perché secondo me questa riforma dello sport potrebbe portare anche a una rivisitazione dei processi interni dell'associazione, no? Quindi si potrebbe, pur essendo una difficoltà, ma tirar fuori qualcosa di buono da questa difficoltà, e quindi rivedere i processi, rivedere l'organizzazione, anche il solo fatto di ricostruire lo statuto, riscrivere lo statuto, devi interrogarti cosa stai facendo, cosa hai fatto, e questo porterà sicuramente a vedere e migliorare magari i processi dell'associazione. Il solo presidente buono e volontaroso non basta più, no? Lo vediamo, e quindi all'interno di un'organizzazione, se voi ci pensate, c'è il dirigente che segue i tesseramenti, il dirigente che segue le squadre, è il dirigente che si occupa di andare a trovare sponsorizzazioni, finanziamenti. Quindi ognuno di quello deve essere specializzato nel suo campo. Il tuttologo forse andava bene. Che portava la pizza alla pappa cena durante gli allenamenti. Forse il tuttologo andava quando bene. È vero, davvero, non sto scherzando. Cioè c'era proprio il ruolo proprio specializzato. Però io li ho sempre amati i dirigenti, tutti, sono fondamentali. Senza una buona società dietro, tutti quei risultati non arrivano. Assolutamente. Anche una coccola, veramente, i pasticcini, i dolci, che è una stupidaggine, però ti senti coccolato quando arrivano. Sì, no? Sì. Il bello è quando si girano. Che chiedono alle persone che stanno fuori dall'organizzazione della panchina, chiedono qualcosa, tutti li vedi come delle formichine che partono per cercare di dargli subito, coprire quell'esigenza che hanno in quel momento. Come vi dicevo, il presidente da solo non basta, e quindi stiamo cercando di formare o aiutare la formazione dei dirigenti che ci sono già, e poi stiamo anche cercando, reclutando, e non è facile, perché sempre di volontariato si tratta, reclutando nuove leve che prima o poi potrebbero affiancare, poi un domani sostituire chi non ce la sta facendo più. Ecco, questo è sicuramente uno degli obiettivi primari che il comitato ha, e nella formazione di questa classe dirigenti, in questo momento legata alla riforma, c'è poco da fare, devi fare delle cose e devi farle al meglio, perché gli enti che poi ti controlleranno sono tantissimi e sono lì per vedere che sbagli, no? Quindi bisogna farle le cose, bisogna farle, o meglio per controllare che nessuno sbagli, perché sennò sembra sì, nessuno sbagli. Va bene, va bene.
probabilmente faremo un secondo ciclo, adesso a bocce ferme, più tranquille, superate queste due scadenze, troveremo il modo di integrare il nostro corso che stiamo portando avanti con le persone che ha voluto partecipare, era gratuito, completamente gratuito, l'ha finanziato il comitato, e stimolare invece l'ingresso nell'Accademia FIPA, che è quella che vi stavo dicendo, che sta facendo la federazione per i dirigenti di società, una prima fase tutta e-learning, tutta webinar, e poi una seconda fase invece che sarà in presenza a Bologna, sicuramente a Bologna, e lì chi ha superato la prima fase, chi ha ottenuto almeno una decina di crediti, potrà partecipare alla seconda fase, che quella non sarà purtroppo gratuita, perché sicuramente ci sarà una quota da pagare, però lì cominciamo a veramente specializzare nel percorso che un dirigente si sente più col vestito più cucito addosso, più insomma, cucito addosso. Sì. Beh, molto interessante. Allora andiamo da un amico della FIPAV e anche della nostra trasmissione. E allora Daniele, com'è essere in una squadra dove il coach è il proprio fratello? E com'è il rapporto appunto con coach Claudio Botteghi, che praticamente insomma alla fine col quale sei cresciuto e adesso te lo ritrovi lì che ti detta i tempi, no, dalla panchina? L'allenatore più amato, ricordiamolo, sì, di tutta la Romagna, l'allenatore della storia della Romagna. Diciamo che è colpa sua, se sono qua. Nel senso che... Cioè non qua in trasmissione, se sei tornato... Anche qua in trasmissione, anche. Sarei stato qua. Ah beh, di conseguenza. No, cioè. Ha convinto, diciamo, dopo diversi anni, forse Da quanti anni? Sei anni? Credo. Sei anni di inattività? Sì. E è stato un martello tutta quest'estate finché non mi ha strappato un sì. Anzi, se mi consenti, devo ringraziare comunque mia moglie Nicole e anche mia figlia, che mi consentono, diciamo, di... Che salutiamo, perché prima ti ha salutato anche. Certo, e ringraziamo. E che mi hanno detto, sì, dai, va bene. E quindi ci abbiamo provato. E quindi, no, con Claudio sono abituato, nel senso che mi ha allenato per decenni ormai, non so, forse... Quindi dice, ormai è talmente l'abitudine che non ci fai più caso al fatto che... Sì, ormai è una cosa effettivamente, forse non è naturale, però la considero abbastanza naturale. Sembra anche più il fratello. È una cosa particolare il fatto di dire, insomma, dai, a casa non normale, e poi si scherza, si ride, poi però... Cioè, professionalità, dire, no? Certo, poi non si va in palestra. Sì, nel senso che forse è successo fin da quando ero abbastanza giovane, quindi l'ho metabolizzata col tempo abbastanza bene, quindi sì, diciamo che lo considero allenatore, poi ovviamente magari si scappa la battuta, però sempre nel rispetto dei ruoli è assolutamente quello che decide. Certo. No, questo è importante, nel rispetto dei ruoli credo che sia, che sia, diciamo, la chiave di volta del rapporto, no? Perché sia un rapporto sano. Poi diciamo che fiducia reciproca, perché certo, comunque io stimo lui come allenatore, lui stima me come giocatore, quindi poi se c'è la possibilità andiamo in coppia, insomma. Certo, altrimenti ti avrebbe detto torna a giocare, vai dalla mia avversaria così la indebolisci, invece no, alla tavola. Adesso non mi vuole più nessuno. Allora, io voglio parlare di un'altra bella iniziativa, restiamo a Riccione, sì. Chiedo al nostro Diego Zicchetti in regia di farci vedere le immagini di questa bella giornata che c'è stata proprio oggi, quindi sono immagini proprio fresche, perché qualche tempo fa si è tenuto un incontro tra Lorenzo Perlini, che è vicepresidente della Riccione Volley, e ragazzi della COP 134 del laboratorio I Delfini di Cattolica. Nell'incontro si è parlato di tutto il movimento pallavolistico riccionese e sono state davvero tante le domande da parte di tanti ragazzi presenti e anche da parte degli operatori. Dopo quell'incontro sono nate alcune belle idee,
tra cui quella di far provare in palestra appunto ai ragazzi della COP 134 come si gioca a pallavolo, e quindi questo è il risultato, grazie anche al coach Vittorio Cardone, che lo vediamo anche nelle immagini, è lì che gli spiega un po' bellissimo. I rudimenti della pallavolo, ed è stato un momento anche molto bello, con la speranza da parte anche delle Riccione Volley che questa bella iniziativa sviluppi sempre nuovi interessanti progetti tra le due realtà. Direi molto molto bella questa bellissimo, cosa Federica, molto, veramente molto bello. Continuiamo a vedere queste immagini, poi abbiamo anche delle foto, perché Francesco, sono quelle cose che fanno bene allo sport. Certo, quando si può fare, guarda bellissimo, queste immagini, basterò queste per farti capire come lo sport porti sempre un sorriso anche nelle situazioni magari meno facili, ma per fortuna il nostro territorio è ricco di queste situazioni. Noi abbiamo qui a Rimini, abbiamo Esplora, tra le tante cooperative, tra le tante associazioni che fanno veramente tantissime cose. Stefano Sarti, che abbiamo citato prima, è uno dei fondatori. Sono andati in bicicletta, a proposito di Roma, sono partiti in tandem da Rimini, sono arrivati a Roma, hanno fatto tutto questo viaggio con questi ragazzi, quindi è davvero... Fortunatamente questa è la parte più bella dello sport. La prossima volta va anche Claudia, ha detto, in bicicletta tandem. Anche lei in tandem. Vero anche te? Cioè, te vuoi la parte di chi non pedala? Vuoi quella? Giustamente, no. Bello, volevamo farle vedere queste immagini che sono molto molto belle. Adesso però, adesso c'è Mondovì. Adesso un'altra sfida, anche Mondovì, una di quelle squadre mai da sottovalutare, anche perché sono una squadra molto forte anche loro, in un campo difficile, perché io non ho giocato a Mondovì, però da avversaria a Mondovì è un campo anche difficile, speriamo non faccia troppo freddo. E niente, ci stiamo preparando a questa nuova settimana, riprendiamo quello che c'è stato di buono, ce lo portiamo dietro, andiamo avanti e siamo pronti a quest'altra sfida. Cosa si fa a Mondovì? Sarà una partita difficile. Loro hanno 8 punti, cominciano a essere tanti di distacco, quindi devono cercare assolutamente di vincere. Hanno vinto una partita domenica non facile con Costa Volpino, hanno perso a Macerata la prima, ma stavano vincendo 2-0. Quindi è una squadra che ha un mix di giovani e meno giovani importante. Salì Koulibaly sta giocando. Questo mi fa piacere perché vuol dire che si è ripresa bene dall'infortunio. Secondo me Bertini qualcosa cambierà con Mondovì. Forse vedremo Ortolani in un altro ruolo. Vediamo, perché un po' di cose devono cambiare anche per dar fiato un po' anche ad Alice Nardo, che sta facendo un gran lavoro, come la stessa Giorgia Caforio, che non stanno nessuna delle due sta benissimo, perché questo è un altro problema che non è trapelato perché nessuno lo vuol dire, ma diciamo che ci sono diversi acciacchini fisici, bravissimi sia con la Bufalo, la Federica, che Arduini, che il fisioterapista, a riuscire a metterli in piedi, perché non è facile giocare così e veramente bisogna fargli un grosso applauso, perché queste cose magari non si sanno, però credo che sia anche giusto dirle. Poi quando serve la cicli di partite ravvicinate, chiaramente i problemi aumentano. Tre partite, no? In una settimana, in quelle condizioni credo che siano davvero difficili. Però insomma sei fiducioso. Io sono molto fiducioso, perché hanno dimostrato che se giocano la loro pallavolo e giocano con coraggio, possono mettere sotto tutte. Chiara terrafrena un po' l'emozione del ritorno. Sì, farà effetto, anche perché sicuramente verranno tanti miei amici, tanti miei parenti, però per me è solo che uno stimolo in più, quindi... Beh, quelli tanto sono nipoti acquisiti ormai, perché adesso non tifano più per Mondovì ormai sono passati... No. No, tifano per Mondovì, ti tiferanno contro? No, tiferanno per me. E per te, chiaramente. Certo. No, diciamo, non si sa mai, magari, certo. Capito, c'è anche... No, io sono tifoso di Mondovì, rimango tifoso di Mondovì.
No, no, immaginavo. Invece a Bologna venerdì con l'Idea Volley. Esatto. E per ricominciare, per ripartire? Per ripartire, ecco, con il giusto atteggiamento. Diciamo che nello sport la cosa più pericolosa possibile è sottovalutare gli avversari. Non dovrebbero essere uno squadrone, però siccome la testa fa tanto, se si arriva, poi sai, venerdì sera, tardi, tutti che hanno lavorato ovviamente, e fondamentale sarà la testa, essere concentrati e stare sulla partita che prepariamo, insomma. Quindi dipende da noi principalmente. Invece Project System, venerdì anche in questo caso alle 21.30 a Imola, sì, in trasferta. Mentre per quanto riguarda la Serie D, la figurella, ci sarà un big match in casa sabato 11 novembre 19 alla palestra Rodari con Bagnacavallo, sì, prima contro prima. Sì, 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 quella deve essere una partita proprio da venire a vedere, proprio i riminesi possono venire alla Rodari, al Pala Rodari a vedere questa gara che deve essere veramente una grande, una bella gara. Sì, la Serie C va a giocare a Imola alle 21.30, giocare alle 9.30 di sera non è mai facilissimo, vedremo le nostre ragazze questa ricostruzione che stanno facendo molto bene, anche Laura Altini ha fatto tanto in questo, diciamo, nuovo ruolo, anche se per lei è stato il ruolo che aveva da quando era piccolina, no? Dopo ha fatto altri percorsi, però se non ricordo male ha fatto parecchi punti anche lei vicina a Carlotta, quindi bello, bello, deve essere uno spettacolo, forse io purtroppo non ci potrò essere, ma deve essere un bellissimo spettacolo. Perché ci sarà grande spettacolo. Chiudiamo con un paio di messaggi per le ragazze, per le zie. Ricordiamo che un dettaglio che non abbiamo detto, insomma, è importantissimo, però, che Claudia Consoli è stata anche campionessa del mondo Under 20, no? Giusto? Ci conferma nel 2021, non l'abbiamo detto prima, però ha fatto bene, ce l'hanno suggerito, giustamente. Ci scusiamo, insomma, però sì, è importantissimo. E quando uno vince troppi titoli, esatto, erano poi troppi, uno ce lo siamo dimenticato. Insomma, vi fanno tantissimi complimenti a tutte e due per questo inizio di campionato, ci chiedono anche come vi trovate oltre alla palestra anche fuori e in questa, diciamo, l'abbiamo già capito, però abbiamo capito che si trovano bene, quindi insomma siamo contenti, no, di avervi qua e speriamo che anche voi lo siate in tutto quanto. E allora noi dobbiamo salutare, esatto, perché adesso c'è Basket On Air, quindi dobbiamo lasciare la parola al basket in questo caso. Che ci sono novità. Novità l'abbiamo già annunciata stamattina. Ci avevano un po' imbrogliato ieri sera. Hanno provato, ma noi non ci facciamo, non ci facciamo sviare, l'abbiamo era già proprio anticipato. Era proprio lui. Sandro De Nagnolo, il nuovo allenatore di RBR, ma di questo e di tanto altro si parlerà tra poco nella nostra rubrica sul basket, in questo caso Emiliano Romagnolo, quindi non solo riminese, come invece calcio.basket il lunedì sera. Grazie. Un saluto a Stefano. Certo, a Stefano, al nostro Stefano Lavaglia, lo salutiamo e martedì prossimo sarà lui con te qui al tuo fianco. Grazie a Francesco Barone. Grazie a voi. Grazie a Claudia Consoli. Grazie. Grazie a Chiara Ghibaudo. Grazie a voi. Grazie a Daniele Botteghi. Grazie. E grazie a Fosco Mascella. Grazie, grazie a voi. Grazie anche a te, Federica. Grazie a te, Roberto, è stato un piacere. Appuntamento con Icrovolley a martedì prossimo, sempre a partire dalle 20.35. Buon proseguimento, restate con noi perché la serata di sport continua alla grande. Icaro Volley è stato offerto da A+ Studio, Archigest Consorzio Logica, Bike Service, Cibe, Consulta, Emporio Gastronomico e Coconuts, Erba Vita, Gruppo Marcar, Isol Casa, Italia Depura, Lasersoft, Lo Zodiaco Frontemare.
Locatop, Qui si sana, Ristorante La Cappa, San Marino Outlet Experience, SGR Luce e Gas.